Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza. E anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà. Lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Celebriamo oggi la solennità della discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, riuniti in preghiera nel Cenacolo insieme a Maria, la Madre di Gesù. Il Cenacolo è probabilmente la casa della madre del giovane Marco, il futuro evangelista, rimasta vedova, dove si radunavano abitualmente gli Apostoli quando erano in città. E come da tradizione anche loro erano affluiti a Gerusalemme per festeggiare la Pentecoste con il prescritto pellegrinaggio. A raccontare questo episodio sono gli Atti degli Apostoli. Leggiamo infatti in questo libro sacro del Nuovo Testamento che, mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Il primo risultato dell'effusione dello Spirito Santo sugli Apostoli fu la glossolalia, cioè la capacità di parlare un solo linguaggio e farsi capire da tutti. Nel censimento della popolazione di Gerusalemme di allora risultano presenti i giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo e sono poi elencati altri cittadini, parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, come pure i Romani, lì residenti, i Giudei e i Proseliti, i Cretesi e gli Arabi. Insomma, Gerusalemme risultava essere davvero globalizzata e aperta a tutti i popoli, come dovrebbe essere sempre ogni città, ogni nazione e ogni cultura. In base al racconto degli Atti degli Apostoli, il momento della discesa dello Spirito Santo fu avvertita da tutti, quasi come un terremoto spirituale e comunicativo. Infatti, sentito quel forte e inusuale rumore, la folla si radunò e rimase turbata. Il motivo di tale turbamento fu quello che ciascuno dei presenti udiva parlare gli apostoli nella propria lingua. Gli apostoli, infatti, che evangelizzavano, si fanno capire, usando il linguaggio unico e unificante che è quello religioso,
Parlare di Dio unifica tra tutti i popoli della terra, perché il Dio è uno solo, ed essendo il Padre di tutti, tutti gli uomini della terra sono fratelli tra di loro. Il primo annuncio degli Apostoli è stato quindi quello di parlare della salvezza operata da Cristo nel mistero della redenzione. Infatti sono queste le opere grandi di Dio che vengono citate dagli Apostoli nella loro evangelizzazione, nel loro annuncio, e cioè la creazione e la redenzione. In continuità con il testo degli Atti degli Apostoli, la liturgia della parola di questa solennità della Pentecoste ci propone il testo del Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato, nel quale ci viene riproposto il discorso di Gesù fatto agli Apostoli prima di ascendere al cielo. Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza perché siete con me fin dal principio. Lo Spirito Santo, infatti, terza persona della Santissima Trinità, non parla da se stesso, ma dice tutto ciò che ascolta e annuncia sulle cose future, e possiamo quindi definirlo il portavoce dell'amore di Dio. È la terza persona, è la persona che comunica amore, l'amore della redenzione, della salvezza di tutti gli uomini. Il mistero trinitario è così svelato nella pienezza delle persone e delle relazioni all'interno dell'unico e vero Dio. Gesù evidenzia proprio questo stretto rapporto tra le tre persone, affermando che lo Spirito lo glorificherà, perché prenderà da quel che è suo e lo annuncerà. Entrando più specificamente nel mistero della Trinità, Gesù svela tale mistero con queste parole: tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio, riferito allo Spirito Santo, e ve lo annuncerà. Nella Pentecoste possiamo ben dire che si completa la rivelazione del mistero della salvezza con l'invio dello Spirito Santo sugli Apostoli, sulla Chiesa nascente, che inizia il suo cammino nel tempo e nella storia. Da questo momento in poi, infatti, cambia l'identità del credente in Cristo, riflesso dell'amore trinitario, al punto tale che l'Apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani della Galazia, li esorta con queste parole: camminate secondo lo Spirito, e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Del resto, sono ben note le opere della carne, sono qui citate: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordie, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose, scrive l'Apostolo, vi preavviso, come ho già detto, che chi li compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Perciò, carissimi amici che mi ascoltate, ricordo l'Apostolo che se viviamo nello Spirito e dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Ma se ci lasciamo guidare dalla carne, si sa che essa ha desideri contrari allo Spirito. Carne e Spirito sono due cose che si oppongono a vicenda, sicché noi non facciamo quel che veramente vogliamo, e cioè il nostro bene spirituale, ma cediamo spesso alle passioni della carne e pecchiamo a causa della nostra fragilità, proprio quella fragilità umana che ci porta a indebolirci nello spirito. Invece, se ci lasciamo guidare dallo spirito, ci fortifichiamo in che modo? Con la preghiera e con la grazia sacramentale. Tutto questo diventa poi liberante da un punto di vista spirituale, nel senso più vero della parola, perché attraverso la grazia santificante, attraverso la preghiera,
Il cristiano, colui che crede, supera la legge non soltanto nell'osservanza esteriore di ciò che ci viene prescritto, ma all'interno del suo cammino spirituale si afferma sempre più il vero amore verso Dio e verso i fratelli. Vi invito, a conclusione di questa mia riflessione, ad ascoltare questa bellissima preghiera di Suor Mariangela Tassielli. Spirito di Dio, rialzaci. Preghiera di Suor Mariangela Tassielli. Vieni, Spirito di Dio, vieni in noi. Tu sei le braccia d'amore del Padre. Tu sei la sua tenerezza che ci raggiunge negli abissi dello scoraggiamento e ci riporta alla luce. Tu sei la sua forza creatrice che penetra ogni umana ferita e guarendola la trasforma in dono. Tu sei l'alito leggero e deciso della sua vita, che accarezza ogni spazio di morte e lo apre alla risurrezione. Vieni, Spirito della vita, e riaccompagnaci a Dio. Vieni tra noi. Amen.